parlo di Amen Fermentation e in questa occasione voglio parlarvi della preparazione di una salsa molto particolare, la salsa di pesce. Molto spesso, diciamo, ultimamente si sente parlare di salsa di pesce, di garum autoprodotta, eccetera, eccetera. È una salsa, il garum, che è ritornata molto di moda negli ultimi tempi. Quella che faremo noi oggi però non è un garum, ma sarà una salsa di pesce, quindi una cosa leggermente diversa. Vi spiegherò intanto quali sono le differenze esistenti tra garum e salsa di pesce. Allora, il garum intanto è una salsa molto antica, è stata resa molto conosciuta dai romani e prima ancora la usavano i greci, ma anche gli egizi o le popolazioni del bacino del Mediterraneo. È una salsa prodotta sostanzialmente da acciughe, alici, cioè alici, sgombri, tonni, pesce azzurro in generale. E questo pesce viene utilizzato completo, cioè con anche l'interiora, no? La salsa che si ottiene da questa fermentazione utilizzando il sale è una salsa molto densa, molto scura. Effettivamente ricorda un po' una specie di acqua torbida, acqua sporca. Infatti, i romani la chiamavano anche in gergo liquamen, proprio per appunto diciamo, ricordare i liquami che questa salsa un po' diciamo, fa venire in mente. Noi non faremo questo tipo di salsa per il semplice fatto che a me non piace come tipologia di salsa. A me piace una salsa diversa, piace la salsa di pesce invece che si fa più nel sud-est asiatico. È una salsa di pesce che assomiglia, diciamo, nel concetto un po' assomiglia alla colatura di alici. Diciamo, sono comunque tutte lavorazioni che sono tra sé, diciamo, molto, molto affini. La differenza, appunto, è nell'utilizzo o meno delle budella, ok? Quindi, nel caso del garum utilizziamo le budella. Nel caso della salsa di alici non utilizzeremo le budella, noi utilizzeremo solo la carne del pesce. Qui ho una salsa di alici che ho preparato un anno fa ormai, ed è una salsa, diciamo, ormai è pronta, l'ho tenuta proprio per farla vedere, la filtrerò e la inizierò ad utilizzare. Mentre oggi ne faremo un'altra a base di un pesce diverso, non alici, ma un pesce dell'Adriatico, pescato nell'Adriatico, un pesce azzurro, si chiama lanzardo, è un pesce parente, diciamo, dello sgombro. Ecco, questa è la salsa di cui vi parlavo, è una salsa ormai di diciamo, oltre un anno di vita. Come vedete, la salsa ve la faccio vedere in controluce, è trasparente. Ecco, adesso non si vede proprio molto bene, comunque diciamo, lo potete vedere in questo caso. La salsa è diciamo, abbastanza trasparente, non è, diciamo, opaca e scura come il garum. Ecco, a me piace utilizzare molto questo tipo di salsa. Ecco, prima di iniziare a fare un po' a vedere la ricetta e come si fa la salsa di pesce, volevo spiegarvi perché fare la salsa di pesce. Ci sono diversi motivi. Intanto, diciamo, uno dei motivi, diciamo, che è anche più immediato, il più semplice che si può pensare, è che la salsa di pesce è molto buona e può essere utilizzata per, diciamo, diversi usi, per condire, per insaporire, per marinare, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui fare la salsa di pesce a casa propria. Ma c'è secondo me un altro motivo ancora più interessante,
che riguarda proprio le qualità nutrizionali della salsa di pesce. Il pesce è un alimento molto ricco di vitamina D, di vitamina di oligoelementi, di omega 3. Omega 6, quindi è un alimento molto molto ricco, anche a livello proteico è molto diciamo generoso, molto disponibile di proteine. E la mia, diciamo, il mio punto di vista sulla fermentazione del pesce è proprio questo, cioè attraverso la fermentazione del pesce noi rendiamo disponibili molti nutrienti assolutamente fondamentali che si trovano all'interno delle sue carni, no? Quindi è importantissimo, ad esempio, diventa un ottimo integratore di vitamina D, diventa un ottimo integratore di omega 3 e di molte altre oligoelementi, di molte altre sostanze, no? Quindi è un buon alimento da un punto di vista organolettico, ma è anche un alimento molto salutare. E visto che perseguo molto una logica di autoproduzione, ecco, secondo me, anche in questo caso, piuttosto che comprare un flacone di vitamina D in farmacia, sarebbe ottimo prodursi in casa una buona salsa di pesce e avere un'integrazione di vitamina D direttamente dalla propria autoproduzione. Allora, ecco qua. Quello che ci serve per preparare questa salsa non è altro che un pesce, quindi abbiamo detto un pesce azzurro che possono essere alici, sarde, sgombri, tonni o diciamo comunque consigliabile avere pesce diciamo piccolo o medio piccolo. Del sale, la quantità del sale come avete visto deve essere più o meno del 20, almeno del 20% sul peso del pesce, quindi 20-30% anche. E è un barattolo per metterlo dentro a marinare. Quindi si possono eventualmente anche aggiungere delle erbe come diciamo insaporitori, quindi dell'alloro, del rosmarino, eccetera. Io la farò liscia. Allora, come si procede? Iniziamo facendo uno strato di sale nel fondo e adagiamo i pesci che ho, diciamo, pulito in questo modo dall'interiora e dalla testa. Il sale non si scioglierà completamente all'interno del liquido, ma rimarrà, nella parte, bassa, del vaso intero. E ecco, diciamo, questo significa anche che siamo arrivati, diciamo, alla saturazione di sale. Ecco, come vedete la quantità di sale è tanta, ma questo è anche, diciamo, la sua sicurezza, perché il sale impedirà a qualsiasi tipo di microrganismo patogeno di proliferare, quindi conserverà bene la nostra preparazione. Potete stare molto tranquilli rispetto a questo, perché sono millenni che
Gli uomini producono salse di questo genere e veramente non è mai morto nessuno. E, ovviamente bisogna avere delle accortezze per preparare questa salsa, bisogna basarsi molto sul profumo, diciamo. Una cosa molto importante è comprendere bene quando il profumo, diciamo, di una salsa è corretto, o meno. Diciamo che il profumo, di questa salsa dovrebbe essere un buon profumo di pesce, ecco, non dovrebbe sapere di pesce marcio. Questo, diciamo, è un buon modo per determinare il risultato, finale. Se ci sono odori di pesce marcio, odori molto pesanti, disgustosi, e allora vuol dire che qualcosa è andato storto, anche se è molto difficile con questa quantità di sale. L'odore finale dovrebbe essere, ecco, di un buon profumo di pesce, ecco, sì, non, diciamo, conserva un odore abbastanza fresco di pesce. Ovviamente è una salsa adatta per chi è, diciamo, molto appassionato di pesce, a chi piace molto il pesce. Bene, eccoci qua. Allora, abbiamo fatto, diciamo, la nostra preparazione. E come va conservata? Allora, questa salsa va conservata chiusa, quindi noi chiudiamo il coperchio in maniera sigillata e la lasciamo al fresco in qualche posto in cantina, lasciamo diciamo, macerare lì diciamo, per almeno 3 mesi, ok? E, diciamo che più aumenta il tempo di stagionatura e più i sapori della salsa saranno complessi. Questo a causa di diciamo, dei, diciamo, delle reazioni enzimatiche che avvengono all'interno di questa salsa. E, seppur diciamo, non in grande quantità, ma qui dentro diciamo, sono presenti degli enzimi che andranno diciamo, in parte a in parte, non solo in parte, completamente anche a lavorare sui succhi che poi il sangue e il plasma del pesce ed anche sulla carne. Questi enzimi daranno a questa salsa, diciamo, il suo sapore particolare, il sapore che viene anche definito umami, no? Che è un sapore molto sapido, molto ricco e complesso che noi possiamo percepire, diciamo, sulla nostra lingua. Quindi, più che di un processo di fermentazione, in questo caso parliamo di un vero e proprio processo enzimatico. Quindi sono gli enzimi i protagonisti, di questo processo. Ok? Bene, se avete commenti li potete scrivere sotto nel video e per qualsiasi altra cosa potete contattarmi anche sulla mia pagina su Facebook o su Instagram. Rispondo sempre a chiunque. Ok? Grazie. Ciao.